Spinaci. Ok. Ok, poi un'altra cosa che vuoi comprare? C'è già la torta. C'è già la, sì, c'è la pasta sfoglia perché lui vorrebbe fare la... Bravissimo, vedi, te ne sei accorto che in frigo papà c'è già Ok. la pasta sfoglia, quindi non Quindi manca la serve. ricotta, vero? La ricotta. Metti una virgola dopo gli spinaci. Ricotta, Bravissimo. poi Spinaci, la che altro vuoi ricotta. mangiare? Vuoi anche il prosciutto? Sì. Quale, cotto o crudo? Cotto. Come si dice prosciutto? Si dice? O prosciutto? Prosciutto, quindi come si scrive? Bravissimo. Prosciutto. Prosciutto, poi? Cotto o crudo? Cotto o crudo? Come Cotto. lo vuoi? Ok. Cotto. Le cotolette. Le cotolette, poi un'altra cosa che ti piace mangiare? Il pollo. Il pollo, poi che cos'altro tu mangi di solito? Il riso. Il riso. Vedi, tutte queste cose, di solito quelle cose che mangi di solito di più. Allora, il pollo ce l'abbiamo in frigo? No. Ok, quindi bisogna... Riscaldarlo. Quindi Portarlo a casa. comprarlo. bisogna Quindi scrivilo. comprarlo. Vai, quindi scrivilo. Il pollo. Ok, per fare la lista della spesa dobbiamo scrivere Il le cose che ci servono. pollo. Non c'è la tasca, non c'è la tasca. Non ce l'hai la tasca? Mettila qua, la tasca di Allora, papà. mettila nella tasca di papà. Dì, papà, mi raccomando. Che poi quando arriviamo lì al supermercato prendi la lista, va bene? Andiamo via. Eccoci. Salve signora. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Stiamo andando a fare la spesa, la prima spesa di Cristian, vero Cristian? Verissimo. Vero? Qua Che abbiamo la lista di bello, Cristian. la sua prima spesa con la sua lista. Guarda, prendi un cestino. Vai a prendere un cestino. Ah, ecco, papà. Qua, Ok. guarda il cestino. Andiamo, dai. Dì, papà, dagli la lista un po'. Allora, guarda un po' la lista, Cristian. Devi guardare un po' che cosa devi comprare, ti ricordi quello che hai scritto tu? Prendi un po' la lista. Cosa devi comprare? Gli spinaci. Gli spinaci, quindi dove dobbiamo? Ricotta. Ok, allora prima Gli spinaci. gli spinaci, andiamo alla ricerca degli spinaci. Qua non ci sono, perché qui c'è tutta roba da vestire, ci sono oggetti, vero? Non c'è niente da mangiare. Quindi dobbiamo andare da quella parte, dai, vieni. Piano, dai. Sei felice? Sei tutto contento. Allora, vediamo, giriamo di qua, vieni. Gira di qua. Alla fine. Alla fine del corridoio a destra, ok? Ok, dove devi girare? Bravissimo. Dove vai? Ah, hai visto queste buste qui? Guarda, leggi, leggi che c'è scritto. Che? Che c'è scritto lì? No, quello che serve per fare la torta con gli spinaci. Quello che serve per fare la torta, ma questi sono gli spinaci? Che c'è scritto sopra? Leggi? Leggi? Erbette. Erbette, quindi non sono gli spinaci. Leggi qua. Spinaci.
Eccoli! Allora quelli li puoi prendere. Apri un po'. Prendi una confezione. Una confezione! Eccola! Come la mettiamo? Attenzione papà! Attenzione papà! Abbiamo risolto! Abbiamo risolto e adesso che cosa dobbiamo comprare? La ricotta, ragazzi, c'è la ricotta da comprare. Dai. Voglio fare la ricotta. Direzione ricotta, dov'è la ricotta? Dai, andiamo, corri, andiamo, corriamo. Ricotta. Facciamo una corsa, forza Cristian. No, dov'è la ricotta? Allora, la ricotta sta nel reparto dove trovi il latte, lo yogurt. Cerca un po' dove trovi il latte, lo yogurt, che c'è anche la ricotta. Tutti i formaggi. Ecco la ricotta qua, eccola qua la ricotta. Ecco la ricotta. No. Che cosa? Sono pomodori. E dove è la ricotta? Là. Dove? 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 Andiamo, dai. Vieni. Fai una corsa, dai, che c'è? Ehi, dai, non ci pensare, vai. Forza, che non è successo niente, dai. Queste emozioni, mannaggia. Guarda che cosa c'è qua, che tu c'hai nella tua lista. I polaretti. Polaretti. Vedi, io lo so che tu sei molto preciso, però ecco. Possiamo anche saltare la lista, vero? Da una parte all'altra. I polaretti, ti ricordi che li volevi prendere? Va bene? Ti piacciono? Ecco, mettiamoli qua. Vuoi prenderne due? No, ho preso uno. Solo uno? Ok. Ah, ha scritto uno, quindi uno devi prendere. Vieni. Cos'è? La ricotta, mamma. Formaggi, hai visto? Abbiamo risolto anche la ricotta. Adesso vediamo un po' che altro manca, leggiamo questa lista. Che altro manca? Vuoi abbassare la mascherina? Io lo so. Così respiri meglio. No, anche tu sta facendo. Le cotolette. Andiamo a cercare la cotolette. Come le cotolette? Abbiamo ha scritto pure le cotolette? Certo, non mi ricordavo, no. Dai, dove sono le cotolette? Eccole! Questi con le spinaci? Va bene? Sì? Vai, ecco qua. Buttala. Quante ne hai prese? Bravo. Di cotolette. 2, 4, 6, va bene, vanno bene 6? Sì. 2 per 1. Ok. Poi? Ah, abbiamo risolto anche le coccolette. Ecco, che cosa manca? Leggi un po'. Leggi un po', che altro manca lì? Si vede che sei un mangione, eh? Insomma, chiacchiera oggi. Non si parla di mangiare. Eh sì. Che cosa dobbiamo comprare, Cristian? Il pollo, vero? Ecco. Il pollo. Il pollo. A Cristian piace fare molto la spesa. Oggi è il primo giorno che la fa da solo, però di solito lui si diverte molto quando lo portiamo qui. Siamo allo Shan di Parco Leonardo, di solito veniamo qua perché è abbastanza vicino a casa, anche se ultimamente mi sa che stanno chiudendo perché ci sono tanti reparti che proprio sono vuoti, mi sa che se ne stanno andando via, mannaggia, cri, poi bisognerà andare da un'altra parte a comprare la pappa, vero? Poi qui ci sono i panini, non so se vuoi il panino o qualcosa, guarda. Paninetti piccoli o li facciamo noi a casa? Li vuoi fare tu a casa o li vuoi comprare? Che vuoi fare? Ehi, sto parlando con te? Li vuoi comprare o li vuoi fare tu a casa? No. Voglio il muffin. Il muffin? Allora come si dice? Mamma, posso prendere? Mamma, posso prendere il muffin? Va bene. Vuoi prendere anche un altro? Così ne prendi 4? Solo uno vuoi? Va bene. Ok, allora mettilo nella cesta, digli papà, questo è un fuori lì. Dove me lo mangio? Cosa? Dove me lo mangio? Quando usciamo, perché prima bisogna pagare, ok? Sì. Va bene?
Allora, digli a papà, papà, questo è un fuori lista. È un fuori lista, non è? Non era nella lista, però l'ha trovato e gli piace il muffin, quindi... Lo metti a posto lì e poi l'ho già comprato io, eh? Poi? Che cos'è che manca nella lista? Ok, l'abbiamo preso gli spinaci? Sì. Ok, poi? Prosciutto cotto. Prosciutto cotto l'abbiamo preso? Sì. Ok, via prosciutto cotto, poi? Cotolette. Cotolette l'abbiamo prese? Sì. Ok, continua a leggere. Gli spinaci. Un'altra volta l'hai detto? Quante volte lo dici? Concentrati. Allora dai, andiamo avanti. Poi che continua a leggere? Il latte con i cereali. Il latte e anche i ce? E anche i cereali. Ok, allora dobbiamo andare in direzione... Il reparto dove c'è il latte, va bene? Cerchiamo il latte e poi cerchiamo i cereali. Il latte sta qua vicino perché è vicino ai formaggi, va bene? Facciamo così, prendiamo. Questa volta cambiamo. Invece di prendere i cereali quelli normali, ti va di prendere questi qua che sono senza glutine, sono guarda un po'. In omaggio. Questi guardando. Va bene, riso soffiato? Bene, questi qua? Senza glutine? Così cambiamo, dai. Un paio di questi qua. Ok. Poi, il latte pure. Il latte invece di prendere il latte di mucca, latte prendiamo il latte vegetale. Ok? Dov'è il latte vegetale? Forse da quella parte. Andiamo di là? Ecco, guarda che c'è scritto lì. Guarda che c'è scritto lì in alto, alla fine. C'è scritto? In alto che c'è scritto? Latte! Il latte! C'è scritto! Forza, andiamo! Corri, 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 corri! Andiamo a prendere il latte! Forza! Forza, forza, forza! Il latte, vediamo un po' se c'è il latte di sorgo, che è buonissimo, o il latte, perché quello di riso non è tanto buono. Quello di riso sa di acqua. Non ci piace. Allora, qui c'è il riso, il latte vegetale d'avena. Quello d'avena ti piace? Sì. Ah, te lo ricordi che quello lo prendiamo, sì, altre volte. Vediamo un po' se trovo quello di sorgo, che di solito è anche molto più buono. Così lo prendiamo anche. Boh, non lo trovo. Non c'è. E va bene, allora prendiamo quello che hai preso tu, ok? Solo quello. Troviamo papà? Dove era papà? Dove era rimasto? Indietro? A sinistra? A destra? Ti ricordi dove eravamo prima? Dove dobbiamo andare? Dove era papà? Qua! Di là! Vai, allora cerchiamo papà, dai! Portagli il latte a papà, dì papà, eccolo, l'ho trovato il latte, vai, corri! Corriamo, dai! Ciao Cristian! Ciao Grimi! Eccolo papà! Papà sta di là! All'in fondo! Corri! Corri, corri! Dai! Porta il latte a papà, dai! Dai! Sei pronto? Siamo rimasti, vai! Leggiamo, il latte l'abbiamo preso? Sì! Sì! Poi? Cosa c'è dopo il latte? Cosa c'è scritto dopo il latte? Leggi? Il latte. I cereali. Abbiamo preso i cereali? Sì. Sì, bravo. Poi che c'è scritto dopo? Poi che c'è scritto? Telebistec. Parla bene. Te. Il tè? Te. Le bistecche di maiale. Ok, le bistecche le avevi prese tu, sì, sì. Ho visto che stavi prendendo. Ok, le bistecche le ha prese papà. Digli grazie papà che mi hai aiutato. Eh? Diglielo un po' a papà. Cristian, sto parlando con te. Come dici a papà? Grazie papà che mi hai aiutato. Che ha preso le bistecche. Poi adesso guardiamo un po' che c'è scritto lì. Perché sei deconcentrato? Stai pensando al muffin che ti mangerai quando uscirai? Sì. Ma mi sa che non te lo do io, eh? Ah!
Mi concentro bene. Adesso stiamo facendo, guardami, adesso stiamo facendo la spesa. Quando usciamo, allora ti do il muffin che hai comprato. Va bene? Sì. Però bisogna finire di fare quello che abbiamo iniziato. Ok? Sì. Ok, vai, leggiamo. Concentrato, mi raccomando. Lasciamo la spesa qui e ce ne andiamo a casa? No. E allora dai, allora o continuiamo a fare la spesa o se no ce ne andiamo a casa e lasciamo tutto qua, Continuiamo a fare. Bisogna concentrarsi, amore mio, vai. Il tè? Il tè l'abbiamo preso o lo dobbiamo prendere? L'abbiamo preso. L'abbiamo preso? No. Chi l'ha preso? Papà. Papà, tu l'hai preso il tè? No. No, non l'ha preso, allora bisogna prenderlo. Allora andiamo a prendere il tè, dai, forza. State, prendiamo quello e vediamo un po' se c'è quello senza teina, quello deteinato, perché sennò di quello lo puoi bere ma ne devi bere poco. Guarda, vieni di qua un attimo, che mi sa che qui ci sono quelli senza teina. Andiamo a vedere. Deteinato, vero? Vedi? Ti piace quello? Sì. Vuoi prendere uno e uno? Sì. Tutte e due, dai. Allora, questo è al gusto di? È al gusto di te. Al gusto di? Che gusto è questo di? Limone. Di limone, va bene quello al limone? Mi sa che l'avevi scritto proprio nella lista. Ci sono due. Quindi va bene? Sì. Ok, andiamo a portarglieli a papà. Vieni forte, Vuoi che ti aiuto? Vuoi che ti aiuto? Tu! Rispondimi, non c'è bisogno di fare tu e di fare così. Devi parlare. Mamma, tieni! Per favore. Ok, andiamo, dai. Forza, andiamo. Il sale rosa. Il sale rosa l'abbiamo preso o è da prendere? Il sale rosa, il solo che qua mi sa che non è buono, vero? Lo prendi al Conad? Manca solo il detersivo per i piatti, a posto. Allora il detersivo per i piatti e basta, va bene? Sì. E poi ci mangiamo il gelato. Non ho capito. E poi ci mangiamo il gelato. Dove ce lo mangiamo il gelato? A gelateria. Nella gelateria quella che sta fuori? Va bene. Allora però non mangiamo il muffin, devi scegliere. O mangi il muffin o il gelato, tutte e due non si può. Stamattina hai mangiato già il cornetto? No, il cornetto l'ha mangiato stamattina? Ah, ok, dai, allora aspetti. Allora, papà può mangiare sia il gelato che il muffin? Domanda da me. No, gelato no, gli diamo lo yogurt, dai, lo yogurt. Lo yogurt. Sì, lo yogurt al cibo, sì, è quello che sì, dice sì, lui. Vabbè. Sì, lui lo chiama gelato, ma sarebbe lo yogurt frozen. Ma si può mangiare il muffin perché l'ha mangiato? Cioè, l'ha comprato? A casa, senza lo mangiare. Cristian, allora facciamo così. Mangi il gelato adesso e il muffin lo mangi stasera. Va bene? Sì. Ok, bravissimo. E anche la torta con gli spinaci. E facciamo la torta con gli spinaci? Sì. La fai tu? Sì. Ok. Simo, aiutiamo a papà che non si può piegare, che è tutto incriccato della schiena. Bravo. Dai. Dai, forza! Dai, velocemente! Uno, due, via! I bastoncini ha preso papà pure, vai! I pesci, vai! Velocissimamente, bravissimo Cristian! Ma sei grande! Finito tutto, guarda, ci sono due cose là sotto ancora, vabbè, li prendo io! Siamo sui giovani che manca la cosa. Ok, bravissimo! Ciao a tutti! Sono stato bravo a fare la spesa. Un bacio. E fate i bravi, perché sennò mi arrabbio. Un bacio.